Quello che avete visto qualche secondo fa è la parte finale di un video che ho registrato ieri, cioè 40 secondi, perché vedo da qualche altro che non sto avendo, non sto avendo solo io questo problema, ma il gameplay, ragazzi, fa letteralmente cacare. Vabbè, punto 1, è colpa mia che ho insistito a giocare. Punto 2, la divisione 4 si sa che al primo giorno sono tutti ex divisione 1, come vedete e come avete ben visto, ho trovato anche Gambler, che penso che parecchi di voi lo conoscano. Ho trovato il 50%, se non 70%, di turchi, come sempre. Ragazzi, io non sono riuscito a giocare. Io vi giuro, io non sono riuscito a fare nulla. Posso essere scarso, va bene, ma non sono riuscito a fare nulla. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti, ragazzi, anche a quelli del mio gruppo Facebook, in collaborazione con il Bodo Tratorino, Stefano Caparelli, Stefano Ferrari DJ, dove collaborano anche Leligno e Ken 1988. Allora, ragazzi, ho provato, come avete visto, utilizzando alcuni giocatori nuovi, vecchi, lettera, bustati. Ragazzi, non è cazzo più di mettere questi giocatori. Ma vabbè, non esiste. Cioè, io dico, allora Konami, perché non fai degli eventi online dove noi possiamo utilizzare, tipo, fai un evento online che puoi vincere una leggenda, faccio esempio, utilizzando solo giocatori non leggenda? Altrimenti, ragazzi, boh, cioè, scusate un attimo. Che cazzo ce le abbiamo a fare in squadra? Cioè, fatemi capire, io in squadra cosa dovrei tenere a fare tutti quei sorti di giocatori? Per non utilizzarli? Per, non lo so perché. Gli altri anni, che cosa dovrei girare di DX se ce l'ho già? Vabbè, pigliamoci tutto. Ho fatto gli eventi contro com anche. Dicevo che non fanno, raga, ormai c'hanno tutti. Aspetta, adesso c'era pure il doppio allenatori bustati, ragazzi. Bustati. Io, boh, vabbè. Questo è buono per dargli un'abilità, sì. Ah, ne ho un altro, ne avevo due, raga. Voi immaginate come sto messo io. Vabbè. Ok, sono buoni per dare il booster. Ok. Perfetto. Allora, poi abbiamo un giro gratis qua. Ma tanto, ragazzi, non li posso usare. Fanno, cioè, rispetto a tutte le squadre che sto trovando contro, fanno cacare questi giocatori. Dammi chi cazzo vuoi. Ovvio che io dopo quel video, dopo quelle partite, io ho insistito, cioè io, ragazzi, io sceso in D5, volevo risalire subito di D4, Chi è questo? Giorginio? Vabbè, Rutte. Minchia, raga, mi sta venendo voglia di fare una cosa. È francese, 22 anni. Vabbè, può servire per gli eventi. Questi giocatori ce li teniamo per gli eventi, ragazzi. Cioè, non mettere più questi pool. Io sono il primo che non li prenderò più. Non vale un cazzo, ragazzi. Non valgono un cazzo. Devo andare qui. Ah, questo devo iniziare ancora. Non l'ho fatto, ragazzi. Non devo capire quando farlo. E ho fatto gli eventi. Ho fatto questo qua. O devo fare questo. Io c'è solo questo. PvP. Boh. Mi sono messo sotto, ragazzi. Da chi me le ha quittate? E chi. Come ho fatto 5 partite, dovevano essere 15 punti. Ovviamente qua ho beccato due turchi e due Napoli. Ah, questi stanno già a 1.900, ragazzi. H24 già stanno a 1.900. Questa l'ho perso 2-1, questo è il tavernello, e non è la prima volta che lo becco, ragazzi, non è la prima volta, ma ve lo giuro sulla mia bambina, come scrive lui, fa schifo, faceva schifo questo, Cristo santo,
Cristo Santo. Cristo Santo. Il resto, vabbè, me li sono mangiati a colazione, vi dico la verità. Vabbè, qua raga, manco un punto e siamo in divisione cosa? Ciò che faremo adesso. Ah, ragazzi, per farvi vedere talmente quanto fa schifo sto gioco, vi invito a seguire il video del buon Alessandro Game, ragazzi, che è tutto da ridere. Cioè, io, raga, guarda, oltre che sono tutti turchi. Cioè, questo vedete che è turco. Spagnolo. YouTube, sì, tutti YouTube, ma chi... Fammi stare zitto. Twitch o YouTube? Quest'altro conosciamo bene, chi è? Vabbè. Stavo dicendo, utilizzare certi giocatori. E raga, sto giocando così, altrimenti non saprei più come divertirmi. Ho cambiato il mio casco qua. Cioè, anche questo, raga. Fino a un certo punto mi piacerebbe usarlo, ma non mi piace. Cioè, io ho preso, tipo qua non posso giocare due incontristi. Però questo vedi, ho preso tosta tipo così, raga, cioè questo lettera bustato, ma di una merda, ma dico una merda, stiamo là, cioè più forte è questo quasi. Quasi. Lukaku, l'ho dovuto scartare. Un coglione in mezzo al campo. Un coglione in mezzo al campo. Direi, ma che cazzo ce l'hai a fare? Raga, serviranno per quando sarà. Saranno. Se daranno quel costo triplo là. L'unico è questo che sto portando normale. Cioè, statisticamente parlando, non mi dispiace per il difensivo, anche se è questo 96-94. Raga, non mi piace nessuno. Kimmich non aveva... Boh. Dove sta? Ah, questo. Allora, qua dice il doppio boost, max più 3. Dettagli boost. Allora, più 2 con 2, più 3. Ah, due giocatori più 2. C'hanno il più 2. E come si fa a capire se c'è il più 2? Niente, raga, niente, questa è la verità, ragazzi. Ok, perché se sono di 5 devo trovare di 4. Vabbè, misteri. Mistero. Tara 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 tara.
Raga, commentate, iscrivetevi, iscrivetevi, dai, raga, mettete mi piace. Frecce su, devono giocare. È inutile, mi interessa. Ok, sono tutte frecce giù. Ma rischio se metto quello, vabbè. Tanto non segno un cazzo. Non segno un cazzo del piede, non segno un cazzo. Non segni un cazzo. Che gioco di merda, raga, veramente. Una squadra in missione. Dopo una stagione brillante all'inseguimento dell'obiettivo, il sogno promozione potrebbe diventare realtà oggi stesso. Benvenuti amici telespettatori alla gara decisiva che può mandare in visibilio un intero popolo di tifosi. I preparativi dei festeggiamenti vanno avanti già da un po', anche se tutti i tifosi intervistati nei giorni che hanno preceduto Questo questa già gara fai lancio. tradivano una ottima dose di Ecco. scaramanzia. Con due risultati su tre a disposizione. Ma non la Evitando una prendo. parata di Non la punizione. prendere, Proprio a un Cannava, non intervento la come prendo. questo che viene considerato il Lo dicono grande che non è cambiato gameplay. il gameplay. Vabbè. Fuori di poco, C'ho un sfortunatamente. ritardo della Madonna, Niente raga. fatto. Io ho un ritardo Passo della per Madonna. convinto, Fabio, ci Non riproveremo. sto un wifi, sto col cavolan collegato, ragazzi. Ieri sera viaggiavo sui oltre i 500, quindi. Non è che stiamo parlando di 50 megabyte come gioco la stragrande maggioranza. 500, ragazzi. Quelli che vedete Madonna mia, raga, Madonna mia. Mi viene voglia già da quittare, ragazzi. Poi perché fai giocare questo? Va bene. Come sbloccare Va queste bene, dai. partite? Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente, e l'ha Boh. appena Ma dimostrato. guarda, no, vabbè. Il movimento è Scusate. stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato. Questo, Fabio, è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? Ma io l'ho data a Messi. Ma che... Manchester United parte decisamente con il piede sbagliato. Prova a superare la difesa con un filtrante e passa. La gioca in... C'è il colpo di testa! La mette dentro! Questa rete del pareggio è frutto Vincia di nervi e 21. coraggio con cui mandano un messaggio agli avversari. Azione attentamente pianificata ed eseguita alla velocità della luce. Un contropiede da Questa poco alto già niente da una in squadra campo. che è maestra in queste situazioni. Sanno Andy fare con una novantacinque. ripartenza con Vabbè. rapidità e precisione. Perfetta parità dunque. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte Niente, l'uno, due a subito. me non fu. Palla gol. Di nuovo in possesso, ora possono rifarsi. Ma che cazzo? Scende in Ma linea, Salimba che li ha sfida il tiro preso? automatico. E non salta. Madò. Gioca Ma con che palla fa in questo? fondo. Cioè, ma la... Vede lo scatto e cerca la profondità. Salva Schmeichel. Tentativo in avanti, lungo. Occhio, possono ripartire qui. Palla in avanti verso il compagno. Capisce tutto e interviene con sicurezza. L'esterno difensore la caccia lunga. C'è la luce. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Pallone in profondità per Van Nistel. C'è tiro! Salvati dal palo. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. Valverde ha messo la firma sul tabellino dei marcatori. Una bella giocata nello spazio. Dixon. Cerca la Ma traccia in dovevi mangiare profondità. qua? Grazie, non mi ha detto no. Vinicius Junior si libera e va. Sapevo. Ti prepara qualcosa. Dopo un momento scomposto, l'arbitro assegna la punizione.
Chi? che l'intervento falloso di Perché? poco fa che non sarà punizione. Messi cerca di Che sfruttare fa? questa occasione. Non tradisce alcun nervosismo mentre si prepara a calciare. Messi! Ha sprecato una buona palla. Cannavaro raccoglie la rimessa dal fondo. Iniesta ci prova con un pallone profondo. Roberto Carlos non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Oh. L'idea del passaggio era Ma giusta, gli è mancata io non so che sensibilità fare qua. Cioè, nell'esecuzione del gesto guardate, io non lo so, tecnico. boh. Scusatemi se La gioca in profondità. sentite del Passaggio con i sottofondo. tempi giusti, così come No. difesa. Oh, Pallone interessante mamma da mia, Indica. ragazzi. Che Ma giocata tecnica. chiudilo! Iniesta, Iniesta. Che a me, tra virgolette, va bene anche un pareggio. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Giocata di classe pura. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Si sta giocando la Madonna mezz'ora. me. Cerca l'uomo là davanti. Prova a darla profonda nello spazio. Deviazione di testa. Calcio in gol. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Ottimo colpo di testa. Questo è un Mambo. colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Gioca una palla lunga. Palla a cercare la profondità. Guadagna metri. Vabbè raga, però se non fischiano sti Cerca falli, una cioè. prestazione difensiva che risponda a un'iniziativa individuale. È un'occasione. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha Beh. concesso troppo spazio. Madò. andiamo alla fine Messi, partita. pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Sceglie di andare per vie verticali, Figlio di riesce ad puttana. Con intercettare. che cosa giochi? Nedved prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla tra le linee. E l'idea era quella giusta, l'esecuzione decisamente no. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Insomma, finisco Dedra scappa dal questa compagno con un e la filtrante. stacco. La mette in avanti. Televisio che lo fa. Ah, amore, devo Fa mandare viaggiare che il devo pallone andare a verticale. guidare. Dove? Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Ma qua Tenta stanno di fatto cambiare i lavori direzione. giù. Sta pieno di polvere qua, eh. Baresi. Là, il mattone, il vento La tirava da tiene questo davanti con lato. un filtrante. Ma ci sono arrivato, si vedeva proprio. Lancio lungo del Aspetti, portiere. il bidone fuori, tutto sporco di polvere bianco. Vede la partenza del compagno e prova a seguirlo. Brutta palla qui nella terra di nessuno. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, lui a prendere un tentaglio Sì, e ma si cosa sente dovresti molto mangiare? rispettato. Finora abbiamo assistito a una gara equilibrata con un solo gol a dividere le due squadre. Un vantaggio da gestire al meglio da una parte e una scalata non insormontabile dall'altra. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. Sostituzione di giocatori. Numero 7. Lascia il campo per il numero 3. Ed ecco che comincia la seconda frazione di andiamo tempo. avanti. Ok, Beh, quel perfetto. che fatto è fatto. Non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto.
Rummenig. Ma dai. Iniesta. Prova a verticalizzare. Andy Cole ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Prova a prolungare. Ha misurato male la distanza qui. Niente di fatto, azione interrotta. Sostituzione di giocatori. Numero 4. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Niente, vabbè, non riesco. Serve un po' di brio in attacco. Occhio alla conclusione. E il pallone finisce in rete. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. Madonna. E lì hanno davvero fatto la differenza. Mocca la morta da Mante. Ma molto i pick non ci sono qua. Che ragazzo me. Un gol meritatissimo secondo me. Stanno giocando molto bene. E ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più. Rummenigge. Valverde. Va alla ricerca di un compagno davanti. Prova con una palla filtrante. Pallone in profondità per Van Nistelrooy. Sul fondo hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi. Lol, che non c'è a speed, mo. No, non so, che è successo, mo? Che vuole la zia? Ah, ma se mi arriva tardi sono arrivato. E quindi? E che devo fare? Una bella giocata nello spazio. Andiamo ci vuoi, mo. Non è facile tornare in campo con una situazione di svantaggio così pesante. Però se hanno qualche speranza di... Faccio un salto all'alto e la vado a prendere. Ah, per la cucina, la bambina. Passaggi bloccati. Cerca la porta. Salva sulla gol. Capito. Turco di merda.
Ora, da qua si vede la porta. Puncio di tra zia. Ah, chiudo, chiedo la porta. A posto. Ma che ne vedo sotto. Un caloroso benvenuto agli appassionati di calcio e delle grandi emozioni che questo sport è in grado di far vivere. La partita di oggi è sicuramente un grande sport per il nostro gioco preferito. Ma boh. Un solo punto separa questa squadra dall'obiettivo finale, la promozione e il fatidico salto di categoria. Anche se hanno a disposizione due risultati su tre, la concentrazione è comunque al massimo. La Neymar, parata da campione, su una conclusione velenosa. Fabio, è per interventi come questo che viene considerato il grande portiere che è. Primo calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. La gioca all'indietro. Occhio al tiro! Si salvano con la traversa e hanno sfiorato il gol. Non ci crede nemmeno lui. Madonna. Prova a darla profonda nello spazio. Cerca il movimento di fuori in profondità. Madonna mia. È con Mbappé. Mbappé. Il portiere dice di no. Grande intervento del portiere. Qui ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E loro secondo corner del match. Un numero in questa statistica sugli avversari è ancora zero. Butta lontano dall'area. Niente. Mbappé si lascia abbindolare, recupera palla. Palla a cercare la profondità. Forse può provare. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Difesa non si fa sorprendere, spazza. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Cerca. È un grande riflesso qui. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Bravo Kudfic. Bravo. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Conclusione Romario. Bravo Kudfic. Oh sì, sì, bravo. Sono già scappati via avversari in difficoltà. Ah! E qua non la fermo oggi. Cioè di nuovo, non gli passa proprio. Ma su già quattro di sta, ma è stata veramente molto fluida. Beh, qui non va oggi. Ci credo l'ho portato. Poi lo controlla. Sì. Pensavo che dovesse ritornare. La domanda è quanti ne segneranno ancora? Ora deve duellare con il portiere. Sembra avere il totale controllo della gara. Nedved ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Batti. Tre gol di vantaggio inizia Romario. Guarda come ha laggato sto figlio di puttana. Moklamut da tant. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Figlio scassato. Accelerare per poter sfruttare il contropiede. Palla in avanti verso il compagno.
Ma dove cazzo la dai? Olè, la soda. Beh, era un buon prezzo, un bel tè caldo, no? Ma non è a te, sto parlando con il gioco. Ho detto ai Pit che non ci sei, che non ci sono. Ancora. Ma poi lo prendo, accendo il PC. Cominciamo a usare l'L2, eh? Il 5G0, lo possiamo imparare a usare. Ok, bravo. Fai uno, fa. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Gioca una palla lunga, chiude il triangolo. Tornano subito sulla palla. Prova la con... Salva Schmeichel! Il portiere è sicuro. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco. E il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Ancora zero per gli avversari. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Occasione, non si passa! Ma come cazzo lo dà il pallone? Si approssima alla fine del primo tempo. Mamma che si incredi, bro. A te sto guardando. Messi, se posso bene. Ma cara moneta, da tanto. No, rubare palloni così non è mai un ancora. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova a giocarla in profondità. Ennesima palla recuperata. E dallo. Della posizione, pericolo sventato. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Niente. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. Avrebbero dovuto capire che di rinunciare. Ma poi perché ha detto fa addormenta? Non era quando è andata a prendere l'asilo. Non era quando è andata a prendere l'asilo. Che poi fa che non si è addormentata, ma perché l'ha andata a prendere l'asilo? No, l'ha fatto dal bar. Ma che cazzo ne so? Dove l'ha detta voi in un altro gruppo? Ah, e io come faccio a sapere? E perché l'ha portata in giro? L'arbitro dice basta, manda tutti ad ascoltare i discorsi motivazionali del mister. Tanti gol a cui abbiamo assistito, anche se non distribuiti equamente tra le due squadre. E vedremo se il secondo tempo ci riserverà qualche sorpresa. La partita però sembra già incanalata dopo i primi 45 minuti. Sono stati praticamente perfetti, efficaci davanti e decisi in difesa. L'allenatore può solo fare i complimenti ai suoi, ma in effetti si vede, ha un sorriso stampato sul volto ed ha ogni ragione per essere al settimo cielo. Il Manchester United ha messo in piedi una prova fin qui superlativa. L'allenatore dovrà cercare di mantenere alta la concentrazione dei suoi, nonostante la vittoria sia già in tasca. Adesso il secondo tempo, vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Il pallone per Neymar, guadagna metri, ottima lettura di gioco, recupera palla, passa il pallone però male. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. La
L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Scodella in avanti. Mbappé. De Bruyne. Non si fa sorprendere. Prova a verticalizzare. Non si fa cogliere il preparato, interrompe l'azione avversaria. La difesa è invalicabile oggi. Mbappé prova la conclusione. Trova una rete. Neymar gli ha restituito un pallone molto invitante. Ottimo scambio davvero. Difficile immaginare che riescano a rifarsi, ma è un gol che apre almeno uno spiraglio. Mbappé, portiere battuto, rete! È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante, per poi partire al momento giusto. È un gol che accorcia le distanze, ma il divario non lascia molte speranze di rimonta. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. E non c'è modo di aggirare il difensore. Preferisce il retropassaggio. Pronto al tiro! E il pallone finisce in rete! È un gol importante. Sono ancora vivi! Sono ancora vivi! Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento, ma eseguirli alla perfezione in partita, beh, innanzitutto non è facile e deve essere molto gratificante. Sono tre i gol siglati oggi e come da tradizione si porterà il pallone a casa. Questo è un giocatore immarcabile, non riescono a fermarlo in nessun modo. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Hanno alzato il ritmo e sono in un'ottima fase della partita. Mbappé! Si oppone al tiro con caparbietà. Altra occasione! Interviene con grande tempismo sulla palla. Sostituzione per l'Italia. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Numero 10, Neymar. Lasciano in campo per il numero 5, Ribéry. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Il Manchester United ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. C'è spazio, colpisce il pallone. Il sacco alle spalle del portiere. Azione rapida e letale. Un contropiede da manuale, da una squadra che è maestra in queste situazioni. Sanno far male in ripartenza con rapidità e precisione. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Tell, una parata che vale quanto un gol. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Palla filtrante per Messi. Ottima giocata qui. Se ne va. Cerca la traccia in profondità. E fa... E c'è il palo! Autogol, davvero sfortunato. Da qui anche sfortuna, può succedere, eh.
però un regalo così non andrebbe fatto. Sostituzione per l'Italia, numero 4, Messi, viene sostituito con il numero 20. Attenzione, tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Una rete davvero rocambolesca. Adesso ovviamente le cose si fanno molto interessanti. È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli, ma più della forma conta la sostanza. La mette in rete! Con questo gol rientrano decisamente in partita. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Mbappé! Supera la linea, gol! Hanno trovato la parità. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Quarto gol. E sembra non volersi fermare. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Rijkaard. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Prova con una palla filtrante. Lancia il compagno nello spazio. Grande occasione. Occhio al tiro. Ed è gol! Che giocata! Un gol che parla da solo! Che passaggio, Fabio. Ci sono giocatori che vedono le cose prima che accadano. E chi è che non vorrebbe averli in squadra? I compagni devono solo farsi trovare pronti. Una tripletta voluta, cercata, ottenuta. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al Attenzione momento giusto. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Evidentemente era esausto, una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. Preferisce non rischiare e la butta via. Una bella giocata nello spazio. E passa! Grande movimento nello spazio. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. Davids. Pallone interessante, in verticale. La recuperano immediatamente. Lo scatto del compagno con un filtrante. Cross verso il centro dell'area. È attento e allontana senza problemi. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Che partita incredibile, incerta fino all'ultimo minuto e con un capovolgimento di fronte piuttosto sorprendente. Raga, questa me l'ha quittata. Quello di prima sul 5-0 non me l'ha quittata. Sul 5-0 quello di prima non me l'ha quittata. Vabbè. E
Io non ho parole, raga, quanto vorrei sapere chi è sto figlio di puttana. Brutto pezzo di merda che non sei altro. Brutto pezzo di merda. Italiano, sto pezzo di merda. Brutto pezzo di merda. Brutto pezzo di merda. Brutto pezzo di merda. Ti sputtano nella copertina, vaffanmoca che da bacchino di mamma. Schifoso lurido. Schifoso lurido. Schifoso lurido. Schifoso lurido. Schifoso lurido. Pezzi di merda, fate schifo. Siete la vergogna di questo gioco. Addio.